Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di FreeNews, nuovo appuntamento oggi con il diario elettorale con Davide Giacalone, candidato alla presidenza della regione siciliana con la lista Leali alla Sicilia. Vediamo. Caso Russo, l'ex assessore in quota MPA, si vorrebbe candidare con Crocetta, ma parte dell'EPD, compreso il segretario Lupo, hanno detto di no. Il Partito Democratico è in campagna acquisti? No, più che altro in campagna svendita, nel senso che il problema, senza parlare dei casi personali che può essere sgradevole, comunque sarebbe inappropriato. Il problema è generale, cioè il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Crocetta, sostiene che nelle liste che lo accompagneranno ci saranno solamente quelli che hanno rotto con l'esperienza del governo lombardo. Il problema è che in quelle liste non ci può essere nessuno che abbia rotto con l'esperienza del governo lombardo perché lo hanno retto in piedi fin quando Lombardo non si è dimesso. Tutte le altre questioni, compresa questa personale di Russo, è puramente strumentale. La logica è semplicissima. I gruppi che sostengono Crocetta sono gli stessi che hanno sostenuto Lombardo e nel caso dell'UDC che l'hanno anche tenuto a battesimo. Sui giornali compaiono i primi sondaggi. Da questi sondaggi emerge un dato chiaro che diciamo, nessuna coalizione riuscirà ad ottenere una maggioranza solida, per cui la sopravvivenza è garantita solo se ci si allea a poli più deboli ed ecco che ritorna Lombardo sulla scena. E per la verità, correggerei la sua premessa, nel senso che i sondaggi dimostrano che ancora oggi i giornali accreditano come diversi forze politiche che hanno in comune il genoma lombardiano. Nel senso, sono tutti figli di Lombardo, centrosinistra per le ragioni che abbiamo prima detto, centrodestra perché sono quelli che lo hanno fatto eleggere Lombardo, e il gruppo degli autonomisti attorno a Miccichè perché proprio lì c'è fisicamente la presenza di Lombardo. Quindi in realtà messi assieme questi alleati fanno già la maggioranza assoluta, ma siccome assieme non possono stare, perché l'unica cosa che li teneva assieme era Lombardo medesimo, il quale si è sottratto a quel compito, nessuno di loro sarà in grado di governare. Però io dico attenzione a credere ai sondaggi, attenzione a credere a una stampa che ritiene che il mondo si sia fermato all'era di Lombardo. Perché la maggioranza assoluta degli elettori non voterà per nessuno di quei tre. Chiunque sarà eletto, la somma dei voti che prenderanno il centrodestra, il centrosinistra e i gruppi di Miccichè non raggiungerà il 50% in assoluto degli elettori. Ed è a quelli che noi invece ci rivolgiamo dicendo che forse è ora di cambiare. E ci spostiamo adesso a Modica, dove si fa sempre più delicata la situazione della cooperativa Il Gruppo che a causa di alcuni decreti ingiuntivi non può pagare i dipendenti. I sindacati hanno chiesto un intervento da parte del prefetto. Lavoratori delle cooperative sociali senza soldi a Modica, i dipendenti sono in stato di agitazione, i sindacati hanno chiesto l'intervento del prefetto di Ragusa, Giovanna Cagliostro. La CGIL denuncia il taglio drastico che c'è stato da parte dell'amministrazione nei capitoli dei servizi sociali, da 650.000 euro a 450.000, e intanto fa discutere il nodo legato alla cooperativa Il Gruppo, che a differenza di altre cooperative ha ricevuto i mandati di pagamento fino al maggio del 2012, ma che secondo la CGIL non potrà gestire i soldi per pagare i propri dipendenti. Questo a causa dei numerosi decreti ingiuntivi a suo carico. Il sindacato ha chiesto dunque la rescissione del contratto per la grave inadempienza del mancato versamento agli operatori ed anche un piano di rientro entro il prossimo dicembre. Una delle ipotesi per risolvere la questione potrebbe essere il pagamento diretto da parte dell'ente comunale agli operatori. Per il consigliere comunale Nino Giarratana del PDL si è generata una situazione che ha creato dipendenti di serie A e di serie B in questo delicato settore. Adesso si attende l'incontro con il prefetto per valutare le possibili soluzioni per sbloccare i pagamenti e dare una boccata di ossigeno ai lavoratori e alle loro famiglie.
Incontro ieri in prefettura tra il prefetto Giovanna Cagliostro e il commissario straordinario dell'ASP di Ragusa, Cirignotta. Incontro ieri in prefettura a Ragusa tra il prefetto Giovanna Cagliostro e il commissario straordinario dell'ASP Salvatore Cirignotta. Un colloquio cordiale durante il quale si è discusso sulla possibilità di promuovere nuove iniziative e dar luogo a progetti innovativi, lavorando sinergicamente nell'interesse della comunità locale. Massima disponibilità è stata assicurata dal prefetto a fornire sostegno e cooperazione nel superamento delle criticità del settore. Durante l'incontro è stata manifestata la reciproca volontà di proseguire la già avviata collaborazione tra prefettura e ASP, ribadendo la possibilità di un successivo colloquio per un ulteriore confronto sulle tematiche più urgenti. E sempre a proposito di prefettura, dal 15 settembre per un mese intero sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro irregolare subordinato da parte di cittadini extracomunitari privo del titolo di soggiorno. Sarà attiva dal 15 settembre al 15 ottobre la procedura telematica per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro irregolare subordinato dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno e occupati in tutti i settori. Lo rende noto la prefettura di Ragusa, che informa che sarà necessario registrarsi sull'apposita pagina web disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it. I datori di lavoro italiani o stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che al 9 agosto occupano irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale dell'utilizzo del sistema pubblicato a cura del Ministro dell'Interno all'indirizzo interno.gov.it alla sezione Immigrazione e ai link correlati. La Prefettura e l'Ufficio Provinciale del Lavoro assicurano ogni necessaria assistenza al riguardo ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30. E ci occupiamo adesso di scuola. Venerdì, come nel resto della Sicilia, anche a Comiso partirà ufficialmente il nuovo anno scolastico, anche se qualche istituto per vie dell'autonomia ha già aperto le porte agli studenti. Tutto pronto anche al liceo Carducci di Comiso, che si presenta rinnovato, ma con qualche problema di spazio nelle aule. Al via l'anno scolastico all'istituto secondario Carducci di Comiso. Conclusi ormai gli esami per gli alunni che avevano riportato la sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno e che dovevano riparare le insufficienze, gli occhi sono puntati sul prossimo avvio delle elezioni. Nelle scorse settimane si è insediata la nuova dirigente Maria Concetta Prestipino Giarritta, che è stata nominata anche reggente dell'ITIS di Ragusa. Il nuovo dirigente ha confermato il pool di collaboratori che affiancava il preside Roccaro, andato in pensione. Il vicario, il professore Carmelo Di Stefano, la fiduciaria per la sezione tecnica, la professoressa Nunziata Barone, e la segretaria, la professoressa Teresa Noto. Questa mattina si è svolto il sorteggio per l'assegnazione degli alunni alle classi iniziali delle 3 sezioni dell'istituto. Le lezioni inizieranno venerdì 14 settembre per i 750 alunni delle 3 sezioni dell'istituto, che entreranno in aula alle 8.30. Per gli alunni di tutte e tre, molti progetti in cantiere e molte nuove opportunità di studio, grazie ai modernissimi laboratori linguistici e all'aula di disegno tecnico completamente rinnovata e fornita di apparecchiature informatiche, dalle quali sarà possibile utilizzare AutoCAD. Tutte le classi, inoltre, sono state dotate di lavagne interattive per una didattica all'avanguardia. Se sul piano didattico tutto è pronto per il nuovo anno, sul piano strutturale la scuola deve fare conti con qualche disagio. Nella sede di Via Roma, dove sono allocati i 2 licei, non ci sono aule sufficienti per ospitare tutti gli alunni, per cui gli studenti del biennio del liceo classico saranno ospitati nella sede della sezione tecnico-commerciale in corso Ho Chi Minh. E in chiusura vi ricordo che oggi alle 21 andrà in onda un nuovo appuntamento con 15 minuti con ospite. Sarà Fabio Nicosia, candidato per il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.